l'affidamento, dove troviamo l'aiuto? Al prurito delle nostre vite, a quello che ci colpisce, che ci viene, che ci fa male sulla nostra pelle. Normalmente, lo prendiamo per chi crede nella Bibbia, diciamo tutti quanti che il balsamo sta nella Bibbia. Ora, nella Bibbia ci sono tanti libri, no? Ci sono libri che amiamo di più e libri che amiamo di meno. Tutti quanti, penso, abbiamo un libro preferito più o più parti di libri preferiti all'interno del Consiglio di Dio. E io non faccio eccezione. Certo, amiamo tutti quanti la parola di Dio, il Consiglio di Dio, tutto quanto, però ci sono alcuni libri che sinceramente l'elenco delle bestie pure e impure in Deuteronomio 14 sinceramente non è che mi ispiri molto, così come il censimento delle tribù, delle popolazioni, che è i numeri, c'erano tot di questa tribù di Beniamino, tot di, non è che siano proprio le mie ispirazioni. Ma quando ci sono invece libri tipo Nemia, che sapete, vi ho detto più di una volta che il libro che amo profondamente è Nemia, questa storia bellissima di questo servo che è lontano, a Babilonia, viene rispedito a ricostruire Gerusalemme, è bellissima. Oppure, che ne so, i capitoli che vanno da 13 a 16 di Giovanni, dove Gesù apre il cuore ai suoi e parla per un'intera serata di tutte le cose che avverranno. Stupendo! Ci sono libri che mi emozionano, libri che non mi piacciono, nel senso li sopporto, libri che mi piacciono. Poi ci sono, sinceramente, libri che trovo irritanti. A questo punto state pensando di aver sbagliato a rileggermi come pastore, vero? Che dici, ma nella Bibbia ci sono libri irritanti, ma questa è una bestemmia grande. Però vediamo un attimo la definizione di irritante secondo la farmacopea, la medicina. Irritazione è la reazione di un tessuto eccitabile allo stimolo. Ma c'è un tessuto, una parte del mio corpo, no? Che è sensibile, che è eccitabile, è sensibile, reagisce in qualche maniera, che reagisce, si muove, normalmente si arrossa quando io ho una irritazione, quando incontra che cosa? Quando incontra qualcosa che è contro la sua natura. Cioè, se la mia pelle incontra l'acqua, poco male, ma se incontra una goccia di acido muriatico, allora quello fa male. Una goccia di acido sulla mia pelle non fa parte, non è compatibile con la natura della mia pelle, ma contro la natura della mia pelle, e la pelle si irrita. Uno dei libri che trovo irritante, e dopo vi spiego perché, è il libro di Proverbi. Attenzione, ritorniamo alla definizione che stiamo dicendo di irritante. La mia irritazione viene dal fatto che qualcosa tocca la mia pelle che non fa parte della mia naturale conformazione della pelle, per cui la irrita. È qualcosa che mi tocca, va contro la natura mia di come sono fatto normalmente, di come funziono normalmente, o meglio, di come sono stato abituato a funzionare normalmente. Vi faccio un solo esempio, la prossima. Proverbi 3, 5, da 5 a 6, dice così: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscili in tutte le sue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Questo versetto mi irrita. In che senso? Va contro la mia natura, va contro come sono fatto, va contro come sono il mio, com'è il mio normale funzionamento. Ora, la mia vita, la mia natura, la società, spesso la famiglia, le amicizie, la scuola, il governo del mondo, mi hanno detto sempre che mi devo appoggiare sulla mia intelligenza, sul mio discernimento, su quello che capisco, per cui facilita la mia intelligenza, anzi la amplifica. E qui il versetto mi dice che non mi devo affidare su una cosa su cui normalmente mi dicono che devo fare affidamento. Per questo che mi irrita, entra in contatto con la mia pelle qualche cosa che normalmente non sono abituato. La parola di Dio sta mettendo attraverso Proverbi sulla mia pelle un qualche cosa che va contro la natura normale della mia
fede. La mia natura, probabilmente anche la tua, che mi ascolti, è quella di essere il capitano del mio cuore. No? Chi fa da sé fa per tre, e via, e così via. Però un attimo, Dio mi ama, e non farà mai qualcosa che mi farà del male. Per cui, quelle parole che sono così distanti dalla natura in cui sono abituato a vivere, per cui che mi dice non ti appoggiare sulla tua intelligenza, mentre il mondo mi dice no, tu devi appoggiarti sulla tua intelligenza perché è una cosa importante, devono contenere, invece di un acido, devono contenere un balsamo, qualche cosa che guarisce, non qualche cosa che... Quando, sapete, il problema è che quando leggiamo la parola di Dio in fretta, molto velocemente, e non comprendiamo l'immenso amore che Dio ha messo all'interno della sua parola, allora il balsamo che dovrebbe lenire le mie ferite lo irrita, diventa un acido, perché lo sto leggendo non bene e lo sto leggendo in fretta. Questa piccola predicazione è uno strumento che voglio darvi, una maniera che potete utilizzare di rallentare per trovare il balsamo Signore, che benedisce le tue ferite. Quello che sentirai qui oggi, le ricerche che ho fatto, non credere che non le puoi fare anche te, non le credi che le puoi fare soltanto Marco perché è pastore della chiesa, perché ha fatto degli studi, ma sono cose che puoi trovare benissimo tu online su qualsiasi commentario biblico, se hai ancora la Bibbia di leggere le stesse i libri in carta. Oppure rallentare, chiedere allo Spirito Santo di farti comprendere quello che stai leggendo e vedrai che funzionerà. Spesso la parola di Dio è un balsamo anche alla prima lettura. Ci sono brani che ci allargano il cuore già alla prima lettura, ci sono altri brani che invece, se scaviamo sotto, troviamo. L'ho fatto più di una volta lo schema della parola di Dio, che c'è lo strato che è quello della letteratura, lo strato superficiale. Poi man mano che scendi, ogni strato più profondo arrivi veramente al cuore di Dio. Oggi vogliamo andare un pezzettino più sotto il versetto. Allora rileggiamo il versetto, mi dai la prossima slide. Ho segnato alcuni verbi. Confina nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le sue vie ed egli apparirà i tuoi sentieri. Ci sono tre verbi. Che modo è del verbo? Facciamo anche una lezione di grammatica. Modo è imperativo. Per cui c'è un imperativo, lo devi fare. Io ti sto dicendo che devi fare. Ci sono tre versetti che sono usati all'imperativo, sono tre azioni che non è che puoi, su cui puoi riflettere, ma ci sono tre azioni che tu devi fare. La prima è, però, confina. Il verbo in ebraico è batà. Il verbo in ebraico significa affrettarsi verso un rifugio. Affrettarsi, cioè corri, proprio di fretta, proprio, a molti di dicono c'hai prescia. Devi arrivare velocemente a questo rifugio. Dio è un rifugio che devo affrettarmi a trovare, dice il versetto. Devo avere fretta, devo avere necessità, urgenza. Nella Bibbia ci sono moltissime volte dove Dio è visto come un colore bellissimo. Sarà in diretta sulla pagina di Monte Viascone mentre passi. Giustamente non poter andare nel bagno perché è chiuso dall'altra parte per via della sanificazione. Okay. Dicevamo che ci sono moltissime volte dove ci sono i versetti dove Dio è visto come rifugio. Ne ho preso soltanto uno in Seconda Samuele, versetto 22, versetti 2 e 3. E questo è Davide che parla: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia nuvola in cui io mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. Faccio la domanda: in chi o in cosa stai confidando?
per la tua vita. Dove trovi la rocca? In Montescone c'è una rocca, no? La rocca su in alto. È un punto in alto. Dove trovi la rocca in alto? Dove trovi la fortezza, il rifugio, lo scudo, dice il pezzetto, per vivere la vita tutti i giorni? Ma capisci perché la Bibbia, perché il problema è irritante? Perché sovverte l'ordine delle cose che normalmente succedono nel mondo, nella vita quotidiana, perché mi chiede non di confidare nel mio lavoro, se è stato sempre detto no, un attimo, bisogna che tu lavori così avrai sicurezza, nei tuoi amici, ah certo, devi avere amici, devi sviluppare le amicizie, sono cose buone, ma qui il pezzetto ti dice un'altra cosa, ok, quelle sono cose buone, io invece sono la rocca. La rocca, il rifugio, il mio alto rifugio. Sulla mia pelle si poggia qualche cosa che è differente dalla mia natura normale, che invece confida in tutto prima di confidare nel Signore. È famosa la frase che quando uno ha una malattia o qualche cosa, va dal dottore e dice: guarda, bisogna operare per queste cose, l'ultima cosa che noi scegliamo è di pregare. C'era un medico invece che la prima cosa che faceva quando arrivavano nel suo studio era quello di pregare per loro. Mai lo fa. Questo medico ha dovuto smettere di fare questa cosa, o meglio ha dovuto cominciare a spiegare perché lo fa, perché quando lui iniziava pregando le persone dicevano: dottore, sono così grave. Perché pensavano che l'ultima cosa, tanto visto che non si poteva fare niente dal punto di vista medico, rimane soltanto la bontà di Dio. Per cui le persone si spaventavano invece che essere confortate. Invece la parola di Dio, la preghiera, a invocare il Signore è la prima cosa che dovremmo fare. Poi c'è tutto quanto il resto che sono cose buone, gli amici, il lavoro, la medicina, tutto il resto, ma la prima cosa deve essere il Signore. Ciò che ci chiede Dio non è semplicemente di pregare o di obbedire. Anche quello, anche di pregare e obbedire, anche tutto questo, ma la prima che vuole da, cosa che vuole da me, chiaramente anche da te, è essere il primo rifugio, la prima scelta, la prima, il primo posto dove tu pari, dove ti rivolgi. Vederlo come il solo rifugio, l'unica cosa che mi può dare rifugio, l'unica cosa a cui rivolgersi, dal più piccolo al più grande problema. È lui il rifugio. E poi il rifugio mi ha dato anche delle possibilità che sono quelle della medicina, degli amici, del lavoro, del resto, ma il primo rifugio è Dio. Un buon rifugio com'è? Com'è un buon rifugio? Quando giocavate a nascondino, che cercavate la prima cosa che era dentro la stanza, primo sotto il tavolo, difficile. Un buon rifugio era un rifugio distante, lontano, nascosto, dove gli altri non potevano trovarlo. È la cosa uguale che è per il Signore. Il Signore è un rifugio che anche se è vicino, è lontano, ti porta lontano e non ti possono trovare. Secondo verbo, non ti appoggiare. Il verbo in ebraico è tsamane, che significa supportarsi da solo. Ora, l'immagine è uno simbolo, si dice, perché uno, un supporto significa qualche cosa che ti regge. Il verbo dice che tu sei il supporto di te stesso, che è impossibile, non puoi essere il supporto di te stesso. Ora, la società ha fatto del self-made man, l'uomo fatto da sé, il pilastro, l'uomo, prendete, so, chi è che ha qualche piattaforma tipo Netflix, Amazon Prime, ecco, più o meno ce l'abbiamo, no? Guardate la programmazione che ci sono qui sopra. L'80% dei film che vedrete sono di self-made men, di eroi solitari. Rambo, Schwarzenegger, ci sono tutte varie le serie degli agenti segreti, 007. Sono uomini soli che a mani nude sconfiggono le potenze mondiali. E quello è il concetto con il mondo. Tu ce la puoi fare da solo, tu puoi appoggiarti su di te, tu a mani nude puoi fare quello che vuoi se lo vuoi, cresciamo così,
cresciamo così come uomini, tendiamo, uomini e donne, tendiamo costantemente ad appoggiarci su noi stessi, a pensare che l'impegno porti sempre alla vittoria. E c'è una bellissima versetto, riflessione questa mattina, che diceva come erano le prediche di Gesù e come sono le prediche adesso. Le prediche adesso sono: tu ce la farai, Dio ti darà tutto quanto, tu sarai ricco, avrai prosperità. Le prediche di Gesù erano: non conformatevi a questo mondo, in questo mondo avrete afflizioni, ma io ho vinto il mondo. Due cose non vanno insieme. E anche noi in chiesa dobbiamo stare attenti che stiamo predicando, che tipo di Vangelo stiamo predicando? Un Vangelo della prosperità che ti dice che tutto quanto andrà bene perché ce la farai, o un Vangelo che ti dice che tutto quanto è andato bene e devi soltanto attendere la seconda venuta di Cristo? Cresciamo così, cresciamo così. Molte volte è così, molte volte succede questo, molte volte la situazione non cambia anche se ci impegniamo, non c'è una regola scritta. L'immagine è quella di cercare di appoggiarsi su noi stessi, questa è del pensiero. Ritorniamo a dire: io non posso appoggiarmi su me stesso, perché se allevo questo braccio, carico quest'altro, mi ci serve un supporto, qualcosa che, a cui affidarsi. Mi dai la prossima a te. Prima Pietro 5:7: affidate a lui tutte le vostre preoccupazioni e ansietà, perché siete importanti per lui. Questo è il concetto che devo capire, che Dio è lì per essere il mio supporto, per essere quello su cui io posso mettere tutto quanto il peso. Affidarmi, composto, fidarmi di qualcosa. Terzo verbo, riconoscere. In ebraico è Yahweh. Questo è un verbo molto semplice, significa sapere, lo so, intellettualmente. Questa volta Dio ci chiede di sentirlo, non tanto qui, ma di sentirlo qui, non di sentirlo: ah, io sento che Dio mi ama. No, qui sta dicendo proprio: tu devi capire che Dio ti ama, lo devi sperimentare come una cosa psicologica, una cosa mentale. Devi riuscire ad arrivare mentalmente al discorso, alla conclusione che Dio ti ama ed è presente. La Bibbia dice che devo sapere tutto quello che mi accade, e devo sapere che tutto quello che accade è che Dio lo vuole o lo permette, e non c'è altra possibilità. Paolo dice così, versetto di Romani 12, versetto 2: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il versetto di Proverbi ci dice che se confidiamo, se non ci appoggiamo, se riconosciamo tre cose che dobbiamo fare, che sono degli imperativi, allora Dio farà qualche cosa anche lui, perché il versetto è diviso in due cose: quello che dobbiamo fare noi e quello che farà Dio. Ok? Se facciamo tutto questo, se vediamo i tre verbi all'imperativo, Dio si impegna a fare qualche cosa per noi, anzi già l'ha fatto. Qui viene usato un verbo al futuro che dice che accadrà, ma in realtà è già accaduto, se rispettiamo il suo vero. Appiarirà. In alcune Bibbie è scritto dirigerà, il concetto è lo stesso. L'ebraica yasa, che significa rendere qualcosa diritto o liscio. Diritto liscio. Allora, se obbedisco a tutto quello che Dio mi dice di fare, la mia vita sarà un'autostrada totale. Dio appianerà tutto quanto? Assolutamente no. Il versetto non dice che ci saranno sentieri lisci. I sentieri sono pieni di buche, possono essere giù, su, salite, discese e curve. Il pezzetto non dice che Dio prenderà la piala, la carta vetrata, la mille,
così che tutto quanto sarà completamente perfetto per il mio passaggio, così che potrò camminare su un tappeto di velluto. Il versetto non lo dice, però dice che il percorso sarà ruvido e liscio, sarà ruvido, non liscio. Il percorso sarà pieno di buche, non piano, ma noi potremo percorrerlo come se fosse ruvido, non fosse dritto o liscio. Pensate alla macchina. Io attualmente ho la macchina che ha gli ammortizzatori finiti. Ogni buca è un concerto dentro quella macchina. Casca la roba, macello, proprio non si riesce più a prendere una buca che sia piccola senza sentire un effetto amplificato. Gli ammortizzatori sono finiti. Gli ammortizzatori, quello che fanno, che cos'è? Che fanno? L'ammortizzatore scende dalla macchina, prende la cazzuola con il cemento, riempie la buchetta e poi dice ok, prendi, passa. L'ammortizzatore è una parte che sta all'interno della macchina. Far sì che tu attraversi la buca come se non ci fosse, perché lui prende la porta forte e non la restituisce alla macchina sua. Dio è quello che dice: io appianerò, io sarò l'ammortizzatore, la buca ci sarà, considerala, la buca è nella tua vita sicuramente, ma io sarò l'ammortizzatore. Dio ha mandato un ammortizzatore speciale per tutto questo, Matteo. Giovanni 14:6. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Eccolo l'ammortizzatore, eccolo la cosa che ci impedisce di avere tutti gli impatti e di sentirli tutti quanti. Gesù dice: io sono la via, e la via di Gesù è una via che è quella veramente liscia. Però capite bene perché il libro, cosa detto del libro di Proverbi, era irritante, vero? Che non è che era irritante, che mi irritava, che mi faceva, che non mi piaceva, ma che mi fa stare male quando rifletto di come Dio mi dice come devo essere e invece come sono diventato. Questo è quello che dice Dio, di come mi aveva creato prima del peccato, e io invece sono diventato in tutt'altra maniera. Ciò un'altra pelle. Espone la mia pelle alla realtà che c'entra poco o niente con la vita che vivo, perché mi mette davanti a una sfida. È irritante perché mi sfida. Continui a cercare la via del mondo, oppure ti fidi, ti fermi, rallenti e cerchi la via di Dio. E quello mi irrita, è una cosa che non fa parte della mia pelle, o meglio della pelle che mi sono messa addosso dopo il peccato e che gli altri mi hanno messa addosso. Ma sapete, volevo fare una confessione: la Bibbia è tutta irritante, la Bibbia è tutta irritante, fin tanto che non decido di togliere da me la pelle che ho sopra, la pelle che mi sono costruito negli anni, che la società mi ha costruito negli anni, che, con cui mi ha ricoperto la mia pelle vera. La mia pelle vera è quella di essere un figlio di Dio, perché Dio così mi aveva creato. Poi sono caduto e Dio ha mandato la maniera per togliere questa pelle che si è sovrapposta a me. Quando tolgo la pelle che mi hanno messo sopra, che mi sono messo sopra anch'io, scopro quella vera, quella con cui sono stato creato da Dio, quella con cui sono stata creata da Dio, quella dove la parola non è qualcosa che irrita, ma un balsamo che lenisce e che guarisce. Pietro dice così. Prima Pietro, versetto 14, capitolo 1. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ti domando: quale pelle stai indossando oggi? Quella del tempo passato, quando eri nell'ignoranza? O quella del figlio ubbidiente, quella della figlia ubbidiente? Se cerchi il balsamo per le tue ferite e trovi invece
che la parola non guarisce, non guarisce le tue ferite, è probabile che tu abbia ancora la pelle che ti sei messo addosso, che il mondo ti ha messo addosso, la pelle che ti hanno cucito sopra e che non è la tua vera pelle. Dio ti aveva dato una pelle perfetta, adatta ad ascoltare le sue parole. Poi il mondo è andato tutto quanto come sappiamo, ma il Signore in Gesù ti ha dato una nuova vita, una nuova pelle, una nuova identità. Abbiamo fatto una serie, stiamo continuando il giovedì a farlo, una nuova identità in Cristo. Chi sei in Cristo? Tu hai una pelle differente perché sei una persona differente, tu non sei più quello che eri quando accetti Cristo. La tua pelle è una pelle nuova. Dio ti ha dato una pelle nuova attraverso Gesù. Continua o torna ad essere un figlio obbediente, una figlia obbediente, per avere il balsamo che guarisce. Andiamoci a pregare. Grazie, Signore, della pelle che mi hai dato in Gesù. Se tu credi, mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega che queste cose siano nel tuo cuore. Signore, io voglio confidare, io voglio affrettarmi verso il tuo rifugio, voglio affidare la mia vita a te, voglio che tu sia il mio asilo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, la mia luce. Io ti prometto che confiderò in te e non voglio appoggiarmi soltanto sul mio discernimento, sì, userò il mio cervello perché me l'hai dato, ma io voglio che tu sia il mio primo supporto, la prima cosa e la prima persona a cui andrò ad incontrare. E io ti riconosco, io voglio riconoscere il tuo Dio, voglio riconoscere quello che tu stai facendo nella mia vita e nella vita degli altri intorno a me, perché io mi fido di te e non voglio conformarmi, perché so che tu appianerai, spianerai, farai sì da essere l'ammortizzatore della mia vita. Signore, io ti prometto che strapperò questa mia pelle che mi hanno messo sopra, perché non è la mia, e io voglio avere la pelle che Cristo Gesù mi ha dato di una nuova creatura. Tutte queste cose le prego nel tuo santo